Ciao a tutti ragazzi, sono Diegoz. Mi è stato portato questo hard disk esterno. È un hard disk SATA, come quello che c'è nei computer fissi, in un box esterno. Il problema dice che si accende, però quando va a inserire il cavo USB gli fa contatto un po' sì un po' no, quindi il computer lo vede o non lo vede. Andiamo ad aprirlo per vedere cosa è successo, perché secondo me non è colpa del cavetto, come pensava questo mio amico, ma sarà il connettore interno. Guardandolo così non sembra che ci siano contatti rotti, connettore storto o ossidato, però comunque andrò a rifare le saldature, perché molte volte si risolve così. Proviamo subito. Ed ecco fatto. Ora funziona. Collegando l'USB rileva il computer e cerca di accendersi. Qua c'è un altro problema. L'hard disk è rotto, probabilmente gli è caduto. Infatti mettendolo anche in un altro box mio non funziona. E mettendo invece questo vecchio hard disk SATA su questo controller funziona. Quindi è proprio l'hard disk che adesso non funziona, è morto. Il problema degli hard disk meccanici è che sono delicati. Se cadono quando sono accesi, ovvero in movimento, si possono rompere. Gli hard disk esterni sono delicatissimi. Parlo di questi meccanici, ormai si usano gli SSD. Quindi mi raccomando, anche voi, se avete uno di questi hard disk con su magari foto o ricordi, fatemi un backup su una chiavetta per prima cosa. E poi state attenti anche a non muoverli in mentre sono accesi. Ora voglio farvi vedere perché gli hard disk meccanici sono così delicati. Lo andrò ad aprire e capirete subito il motivo. Ed ecco qui l'hard disk aperto. Mi raccomando, non fatelo mai su un hard disk funzionante, perché se lo aprite poi non funzionerà più e dovrete buttarlo. Questo perché all'interno c'è un'atmosfera protettiva, perché basta un granello di polvere sulla superficie del disco e lo buttate via. Vedete, è proprio un disco meccanico che gira in questa maniera, e questa è la testina che va a muoversi e cercare le informazioni che ci servono. Proviamo comunque ad accenderlo, che si vedrà come funziona, per modo di dire, perché adesso è rotto, non potrà leggere, però si vedrà il movimento. Vado ad alimentare l'hard disk, vedete che comincia a girare, vedete lì sotto la testina che si muove. Qua si blocca subito perché sicuramente rileverà degli errori, qualcosa che non funziona, e quindi si ferma. Pensate che il disco sta girando a 5400 giri al minuto. La testina è vicinissima alla superficie del disco senza toccarla. Se prende un colpo, le oscillazioni la fanno andare a sbattere e si rompe, un po' come rompere la testina di un vecchio giradischi in vinile. Sta girando a una velocità estrema. Se andiamo a toccare il disco, sentite come lo sto rigando, si vede anche. Per questo video è tutto, il disco dell'hard disk l'abbiamo rigato per bene, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Ciao a tutti!